Il finocchio littorale spinoso, nome scientifico Echinophora spinosa. È una pianta della famiglia delle Apiacee, presente ovunque nelle zone littorali del bacino del Mediterraneo e conosciuta localmente con una serie di innumerevoli nomi comuni, tra cui carota di mare o carota spinosa, altro nome pastinaca spinosa. Questa è un'importante pianta bella, naturale e da tutelare. Ecco, adesso saliremo sulle dune per andare a cercare il finocchio spinoso. Pianta bella ed importante, ma oggi l'areale di crescita sempre più ristretto a causa di una crescente antropizzazione delle spiagge. Le stazioni di Echinophora in molti luoghi oggi sono molto sporadiche e discontinue per la cementificazione della costa. Qui invece abbiamo trovato delle bellissime dune ed è un sito di interesse comunitario. È una pianta erbacea perenne di vegetazione psammofolita amante dei soli sabbiosi e tipicamente sulle dune costiere. La specie presenta peculiarità comuni ad altre piante che proliferano nell'ambiente marino. È in grado di sopportare la salsedine, i venti salmastri e di sfruttare prodotti organici depositati dalle maree sulle spiagge. Pianta perenne e rigida, glauce scente delle radici lungamente serpeggianti nella sabbia marina. I suoi fusti robusti, alti da 10 a 40 cm, possono arrivare anche a 70 cm. Sono molto ramosi, con rami solcati, angolosi, di colore biancastro alla base. Caratteristiche sono le foglie rade e coriacee, incurvate verso il basso, bipennato 7 a segmenti opposti, quasi trigoni, interi o trifidi, terminanti in una spiga rigida, pungente, di colore giallognolo. I fiori a petali bianchi, glabri e raggianti sono disposti in ombrelle da 5 a 8 raggi brevi, ornate da un involucro di brattee lanceolate e pure spinose, più lunghe dei raggi stessi. La fioritura estiva è da giugno a settembre.
Ogni apparato riproduttivo consta di un ovario infero formato da 5 petali liberi che una volta fecondato si trasforma in frutto secco con pericarpo più o meno indurito e contiene un unico seme ovoidale con stili eretti persistenti. Autore delle riprese e del video, Orazio La Corte.